quest'anno reduce da una buona stagione a livello personale con lo Sporting Lisbona. Ancora opportunità per il Montenegro, il controllo di Vucevic, il gol del vantaggio di Djalovic, Montenegro 1, Kazakistan 0. Il gol di Radomir Djalovic, il suo secondo gol in nazionale. A quarto d'ora dunque si sblocca il punteggio a Podgorica. Un gol meritato per il Montenegro per aver mostrato comunque una qualità di gioco, una maggiore iniziativa sicuramente rispetto al Kazakistan. Rivediamo anche qui la difesa del Kazakistan, non disposta in maniera precisissima. Lo scambio lo vediamo tra Boskovic e Djalovic, il sinistro di Djalovic alle spalle di Loria, direttamente nell'angolino. Dunque il gol del centravanti per il Montenegro, se ne incarica Vukcevic. 5 giocatori in maglia giallorossa presenti in mezzo all'area, mette in mezzo, colpo di testa da parte di Zalmagambetov e quindi il tiro e il gol del Montenegro. Una sassata da fuori area, sommerso dagli abbracci l'autore del gol, dovrebbe essere Tanasevic, e Drinčić, il gran gol di Drinčić da occhio 25-30 metri con il sinistro di controbalzo, il gol di Drinčić. Rivediamo, gran filata di destro nell'angolino, nulla da fare per Loria, dal calcio di punizione di Vukcevic, pallone allontanato e colpito con gran forza con il destro da Drinčić. Vediamo il fallo commesso ai danni di Vukcevic, si spiega Vukcevic con Irismetov. Qualche parola di russo evidentemente tra i due. Ancora calcio di punizione dal limite destro dell'area, fondamentalmente con il sinistro, palla che si infrange sulla barriera, ancora in mezzo il pallone che termina in rete, il 3-0, 3-0 di Djalovic, 3-0 di Djalovic proprio all'ultima azione del primo tempo, al terzo di recupero. Montenegro mette virtualmente in cassaforte la partita. Anche qui discutibile l'uscita di Loria, andiamo a rivedere, forse disturbato, eh sì, un capannello di 6 giocatori, la palla è rimbalzata sulla schiena di Djalovic. Forse ha colpito con la fronte, si è liberato di 2 giocatori del Kazakistan, palla che ha colpito il palo, la faccia interna del palo, e quindi è terminato in rete per il 3-0.